Buon samurai a tutti e soprattutto buon vaccino e tamponi. Puntata numero 4 dedicata alla convention, congresso 44esimo, 45esimo della World Jiu Jitsu. Una puntatona, non una puntata. Abbiamo ben 2 ore da stare assieme. 2 ore, quindi abbiamo tempo per dirci un sacco di cose. Perché prima di tutto 44-45? Perché lo scorso anno, che era il numero 44, dovevamo organizzare il congresso in Ungheria, a Budapest, ospite di Tamás Smargay, che è qui con noi, adesso poi eccolo qua che vi presento, i nostri ospiti ormai di classe, come sempre, abbiamo la Samurai, giusto, Elia Salvetti. Buonasera. Il big boss industriale. Il Fabio. Industriale. Luciano Rocca. Buonasera. E Tamás Smargay dall'Ungheria. Tamás. Benvenuto. Benvenuto. Do il tutto. No? Do il benvenuto, dice. Do il benvenuto. Do il benvenuto tutto. Bravo. Grazie. Grande. Io non parlo ungherese. Nonostante che ha una mia cugina, si chiama Juliska, Juci per gli ungheresi, era ungherese, ma la lingua, una delle due lingue più difficili del mondo. Allora, prima cosa, come al solito, la frase del giorno. Chi è capace di capire non ha bisogno di spiegazioni. Chi non può capire non capirà mai. È una frase un po' complessa, questa di Dama Jungeden. E come, non so se vi ricordate, sui banchi di scuola quando c'era la poesia del Giusti davanti a Sant'Ambrogio, non ve la ricordate, no? Che fannesci eccellenza, quando la poesia era dedicata all'invasione austriaca e diceva, caro eccellenza, lei fannesci, non vuole capire. Ma noi siamo milanesi, eccetera, che fannesci eccellenza, di queste cose fatto e disfatto. Quindi è un po' il concetto che la gente fa finta di non capire. E poi alla fine critica. Ah, bello. Perché questo è il bello della nostra gente, sì. Giusto? E la critica addirittura diventa la calunnia. E questo diventa pesante, GSB. Se la critica è costruttiva, ben venga. E il fatto che le critiche costruttive sono amabili. Certo. La calunnia, no. Anche nel secondo atto del Barbiere di Siviglia, quando dice la calunnia come il rombo di un cannone, giusto? Sì. Ecco, è proprio vero. Ed è quella che ci martorizza, eccetera. Perché noi vogliamo le critiche, guai a Dio. Certo. Noi sbagliamo tutti i giorni, io in particolare. Tutti, caro. No, io in particolare faccio 1 milione di errori al giorno. Però domani non faccio quelli di oggi. Quindi... Bene, allora, vediamo subito di presentare come sarà questa puntatona. Avremo un collegamento con Antonio Morosi, per il saluto della Federazione Ufficiale della Fisica, che è il presidente del settore Jiu-Jitsu. Certo. Avremo un collegamento con uno dei vecchi, tra virgolette, vecchi nel senso di saggio, in senso lato, maestro. In senso lato, esatto, che è Maurizio Silvestri, che dal 78 era a World Jiu Jitsu. Poi anche lui è volato in alti lidi, eccetera, eccetera. Ma questo non cambia. Abbiamo invitato tutti noi. Certo. Giusto? Sempre. Meno uno. Non precisiamo. Non precisiamo, ma uno non è stato invitato. E non sarà mai invitato. Ecco. Poi presenteremo gli altri ospiti perché oltre a Tamás Smargay abbiamo Baudella, Franz Baudella dalla Svizzera, nonché Laurent Hogg dalla Francia, il quale si è perso, è a Clusone adesso, ha pensato ad andare in montagna, va bene, comunque lo recupereremo lungo la trasmissione, abbiamo tempo. Io direi che se voi siete d'accordo, diamo subito la parola ad Antonio Morosi. Certo. Molto volentieri. Ma maestro, dobbiamo ricordare che siamo tutti molto emozionati per la presenza dei cari amici e colleghi stranieri. E si avvicina la data della convention, della grande cena, e quindi siamo tutti con il fiato corto. È stata una battaglia mica da ridere, Mamma mia!
perché ci mancava, oltre il Covid, le regole, il Green Pass che abbiamo solo noi, quelli che usano Sputnik non possono venire in Italia, cioè con documento dell'ambasciata, il consolato, cioè rilasciano i visti il consolato ma non possono venire. È stato veramente difficile, ho sentito la Xi'an che litigava per poter convincere la nostra sanità che questi erano vaccinati nei loro paesi, niente da fare, abbiamo delle teste dure pure qua in Italia. Decisamente sarà, questa è un po' la prova del 9, sì. non so se farò altri congressi, eccetera, no? Però diciamo questa è la prova del 9, bisognava farla per non perdere la faccia. 22 e 23 sono organizzati, quindi non si può sbagliare. Non si parla, ecco. Poi nel 24 ne parliamo. 24. Bene, allora il collegamento con Antonio Amorosi non c'è in questo momento, non abbiamo la linea. Bene, allora sentiamo Maurizio Silvestri. Anche lui? Niente. No, niente, non abbiamo la linea. Allora, visto che non abbiamo linee, vi ricordo cosa facciamo. Siamo nella Well TV, il canale terrestre 68. Bollino rosso perché non dimentichiamo che ho diretto Sputnik per 10 anni, che è la rivista sovietica, che vuol dire compagno di viaggio, sì. Tra l'altro, quindi è un po' ricordare Robert Kahn, che è stato mio compagno di viaggio per 36 anni. Caspita. Ecco, bella sì, storia, bella 36 storia. Anni. L'anno prossimo dovremmo ricordare i 10 anni della scomparsa del maestro. Esattamente, sì. Quindi, questo sarà un altro congresso da non ridere. Sì, comincio già a sudare. Esattamente. Abbiamo già deciso dove andare. In teoria dovremmo andare a Mosca. Bellissimo. In teoria, perché tutto è possibile, ma le strade di questo mondo sono infinite. Male che vada, chissà, qualcosa recupereremo. Dopo la fatica fatta quest'anno ad avere permessi, ad avere gente, alla fine sarà una passeggiata, insomma. Sì. Normalmente sarà una passeggiata. Alla fine sei riuscito a mettere insieme per la cena del galà un centinaio di cinture nere, ragazzi, alla fine. Sì, non è stata una fatica leggera. È stato... Diciamo che abbiamo messo in campo un centinaio di cinture nere, ma siamo diventati noi neri. Di rabbia, non dividiamo. In questo periodo tutto il mondo capirà che in periodo di Covid, palestre appena aperte, mettere insieme 100 gradi alti, tanto di cappello, di cappello. Diciamo che ci siamo giocati altro che la lotteria dei 500 milioni. Va bene. Allora, perché non ci parli, Lia, dell'incontro stampa che abbiamo fatto al Castello Oldofredi? È stato molto interessante. Martedì sì, abbiamo fatto la conferenza stampa appunto a Iseo, quindi nella sala civica del Castello Oldofredi, alla presenza dell'assessore Marini, l'assessore allo sport, abbiamo avuto anche ospite l'assessore alla cultura, certo. Quindi è stata una mattinata intensa, interessante, dove abbiamo potuto presentare questa nostra manifestazione. Secondo te abbiamo due video? Anche lì è stata una mattinata. Abbiamo due video? Sentiamo la regia, perché la regia... siamo oggi tutti nervosi, diciamo. Oggi abbiamo un sacco di gente anche in regia. Anche in regia è piena la regia. Bene. Parlando del Castello Oldofredi, eccoci qua. Qui vediamo Daniele Scala e Stefano, che era l'accoglienza, e la regia, vedi che ancora stanno giocando, montando e smontando computer, microfoni. Si vedono in primo piano bellissime targhe fatte dalla World Jiu Jitsu che ricordano la leonessa bresciana. Ecco, il maestro Franco Cappelletti, GSB. La nostra Lia Salvetti e Pierangelo, il nostro assessore allo sport del Comune di Iseo. Diciamo che Franco Cappelletti, decimo dan della IGF, International Judo Federation, uno dei due, c'è Kerr in Scozia, che ho invitato negli anni 78 a Brescia e Cremona proprio. Bravo. Tra l'altro, allora era un novello sesto dan, un novello sesto dan. Noi eravamo, mi ricordo, primo o secondo anno, non ricordo, piccoli dettagli. Ecco l'assessore. Ecco l'assessore.
bruscamente intervistato che ci dà il benvenuto. Ma dobbiamo ricordare che il maestro Franco Cappelletti, decimo Dani GF, è di Iseo, guarda certo, caso, è nativo di Iseo. E l'altra volta avevamo proposto al sindaco di Iseo di fare una via dedicata a Franco Cappelletti, giusto? Visto che ma adesso ho un bel giardino. Posso dare una news? Sì. Noi d'estate ci trasferiamo sul lago di Iseo e abitiamo a Sale Marasino, via la via Bertoletti. Sì. Ah, lo sapevi? I Bertoletti qui nella valle fino a Val Belmana hanno mietuto. Eccoli qua i nostri due organizzatori che si sono dati veramente molto molto da fare, dobbiamo dire anche tanta altra gente. Specialmente ricordiamo Natascia. Ricordiamo. Sì. Sono diventato bianco. Guardiamo questo piccolo dettaglio, sono diventato bianco. Sei diventato bianco, ma non molli. Ecco qua chi ci ha ricevuto, che è Stefano, che ci ha mostrato questo meraviglioso sito, che è questo castello Oldofredi, fatto quadrato con quattro colonne su ogni lato, veramente, veramente bello. All'interno stanno ristrutturando piano piano tutto quanto, all'interno su una biblioteca civica su due piani. Bella. Tanto onore. E ci diceva l'assessore, sia quello allo sport che quello alla cultura, che vista la nostra capacità organizzativa ci inviterà nelle... Anche perché il Barbarossa lo ha distrutto nel 1161, se non ci inviteranno di nuovo... Lo distruggiamo noi. Questo è chiaro. Ci pensiamo noi. Tipo Delenda Cartago. Ci dice la regia. Abbiamo il maestro Silvestri. Oh. Abbiamo il primo ospite. Allora, Maurizio Silvestri, maestro benemerito, eccolo Maurizio Silvestri con i baffetti, collega sì, giornalista. Buonasera. Ciao maestro, piacere. Buonasera a tutti voi, buonasera. Bene, grazie di aver intrapreso questa nostra chiacchierata. E noi saremo brevi, nel senso buono della cosa. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto quando sei arrivato la prima volta a Liverpool nel 78, se non vado errato? No, quindi qualche giorno fa. No? Qualche giorno fa. 1978. Esatto. E da lì abbiamo corso in parallelo, sono state diverse, qualche anno assieme nella World Jiu-Jitsu. Raccontaci qualcosa. Beh, dunque, allora, la prima esperienza, mi ricordo il primo incontro, io collaboravo con Samurai, mi chiamasti per iniziare la grande divulgazione della World Jiu-Jitsu in Italia, mi ricordo alle polisportive salesiane a Milano. Ah, conosciuto, sì, primo vero. Incontro, e rimasi molto colpito, in verità, anche perché a quei tempi il Jiu-Jitsu, insomma, era il parente povero delle arti marziali. E vedergli dargli una dignità grazie a un promoter, il grande promoter quale è Spartaco Bertoletti, che ho sempre ammirato, e era importantissimo. Concordammo per partecipare al primo, primo congresso al Moto Stadium di Liverpool, e lì fu una cosa eccezionale vedere centinaia e centinaia di atleti di tutto il mondo, vedere che maestri di altissimo livello fu un salto in avanti, un salto di qualità eccezionale. Noi che in Italia appunto il jiu-jitsu lo vedevamo, eravamo abituati a vederlo in un certo modo, e per tutti i nostri allievi, insomma, riportammo questa lieta novella, tornando indietro, e cominciamo questa collaborazione che mi ha portato, siamo stati... fino alla dipartita, ma anche dopo col maestro Clark, poi abbiamo continuato su strade parallele, ma sempre in ottimi accordi e in armonia, insomma. Di cose bellissime da ricordare ce ne sono tante, mi ricordo erano quelli primi anni in cui si tenevano praticamente ogni mese degli stage internazionali di enormi
con grandissima partecipazione. Mi ricordo Stoccarda, mi ricordo Liverpool ancora, Londra, e poi in Francia, oltre a quelli naturalmente organizzati in Italia, Milano. E poi cominciamo a organizzarne anche noi, quindi nelle zone nostre, quindi in Toscana, a Livorno e poi Firenze e poi in Sicilia con le varie palestre che facevano capo a me. E così poi la soddisfazione è stata quella di veder crescere tantissimi allievi e di vederli tutti con una certa impronta. Poi magari a qualcuno più o meno contento di aver avuto quell'impronta, ognuno ha seguito le sue strade, ma è giusto, ognuno deve fare quello che ritiene più opportuno, insomma. Questo mi ricordo, dice sempre anche il maestro Clark, cioè noi diamo un seme, diamo un qualcosa e poi ognuno lo sviluppa per come crede. E non è che si può così dare o fermare, ognuno segue la sua strada. Chi vuole stare su una strada, seguire una strada parallela con noi, bene, altrimenti uno segue come crede. Però, insomma, ritengo che la grande famiglia World Jiu-Jitsu comunque sia, ci accomuni sempre uno stile, un'idea, come quella che, perlomeno per quanto la vecchia guardia, insomma, come della quale faccio parte, perché penso di essere rimasto uno dei pochi, insomma, se non il più anziano in grado. Io poi tutto, insomma, ho avuto la soddisfazione che, appunto, consegnatami poi dopo la scomparsa purtroppo del maestro Clark, di Sophie Clark, ha avuto la soddisfazione di arrivare per sua volontà e per mano del presidente Bertoletti a quello che era il suo grado, quindi il nono dan. È stato, non avrei mai pensato, entrando in quella palestra di Liverpool, che purtroppo so che ora poi non c'è più, di poter arrivare a certi livelli. E in tanti anni ci siamo arrivati, insomma, è stata una cosa molto bella, un'esperienza di vita importantissima, della quale giovo anche ora e cerco di trasmettere determinati principi che si uniscono poi a quello che ho studiato anch'io, perché poi giustamente io mi ricordo, mi disse il maestro Clark, quando già addirittura all'ottavo dan, quando ho preso l'ottavo dan, mi dice: guarda, cioè, noi contiamo su di te per portare avanti un ideale, per portare avanti, perché la World Jiu-Jitsu non sono gli uomini, ma è un ideale, e l'idea io ho cercato e sto cercando anche ora di portarla avanti. Il discorso di un jiu-jitsu per tutti, un jiu-jitsu che sia di massa, che non sia No, un'elite. adesso. Pronto? Sì, non vi sento. Mi senti, Silvestri? Sì, ora Ciao, sì. ciao, 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 è un piacere vederti anche se solo in TV. Diceva Spartaco, voi due nonni Dan avete qualcosa da chiedere? Io posso soltanto dirti: non mollare, Silvestri, perché hanno ancora bisogno di noi vecchietti. C'è ancora bisogno di dare una mano a queste giovani leve, che sono tante. Finalmente sta rinascendo il Jiu-Jitsu, la World Jiu-Jitsu, come sempre, ci dà una spinta incredibile, col giornale, con la TV e con tutti i dojo sparsi lungo tutto lo stivale ed oltre, come dicono i nostri ospiti di stasera internazionali. Quindi noi, detti nonni Dan con due N, che sta per dire, non so se tu hai il piacere di essere nonno, io sì, Sì. e di conseguenza speriamo di trovarci presto su quello che è il nostro mondo, il tatami, per ricordare e crescere ancora, poter dare ancora qualcosa ai giovani che stanno Certo. avviandosi. Ma lui è ancora giovane, Lui è perché giovane. Maurizio, di che classe sei, Maurizio? Io quanti anni? Ho 67, sono nel Ecco, c'è un 54. No, è un ragazzino, cioè ragazzino. non si può neanche discutere, Ma giusto? A 67 anni sei nato ieri, quindi sei un fortunato nonno Dan, ragazzino. Bene, sì, un hai nonno Dan, una giusto, mi è bella questa cosa. Dirò al nipotino che sta venendo ora in palestra, che ha fatto le prime lezioni ora, a 4 anni. Quelle sono soddisfazioni, eh? Bene. Sì, sono Benissimo, sì. soddisfazioni. Allora, Lia, vuoi fare una domanda No, mi ha fatto al piacere, ragazzino ragazzino, di Livorno? mi ha fatto piacere ascoltare la sua testimonianza e spero appunto di ritrovarci, di vederci presto sul tatami. Purtroppo abbiamo tante cose questa sera da sviluppare, quindi non possiamo tenerla ancora tanto qua con noi, però è stato veramente un piacere conoscerla.
piacere mio e vi ringrazio dell'accoglienza e in bocca al lupo per questo fine settimana. Io purtroppo per motivi indipendenti dalla mia volontà non posso partecipare, però sono col cuore con voi, come si dice. Grazie, grazie. Viva il lupo allora! Bene, alla prossima, grazie. Mi raccomando. Arrivederci. Un abbraccio grande. Arrivederci, grazie. Ciao carissimo, ciao. Ciao, 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 ciao. Bene, facciamo una domanda al nostro ospite. Ecco, allora. Facci sentire il tuo inglese sciolto. Ah, now, now it's very difficult, Delia. Hi. Tamás. Yes. Yes. What I imagine now we are in Italy for the Congress. Last year, Budapest is a cancer. This year is very difficult to organize, really. I think it's difficult now, this year is too. Because the special, this is the special event. It's 2 years Congress now. Last year and this year is. Il nostro ospite ungherese dice che non è stato solamente una fatica la cancellazione lo scorso anno, ma sono 2 anni che cancelliamo le cose. Certo. Quindi doppia fatica per tutti. E chiaramente riuscire a. Questo lo sapremo domenica sera. Riuscire a portare a termine il tutto sarà comunque un successo per tutti. Questa è la cosa importante. Una grande soddisfazione sicuramente. Thank you very much for coming in Italy. And our heart is in Budapest for the last year. We're waiting for the future. No, I bring your heart now. Okay. Ha portato il suo cuore, il cuore dell'Ungheria, che è il paese proprio nel cuore dell'Europa. E quindi diciamo che siamo qua a iniziare l'altra battaglia. Allora parliamo un attimo di politica, perché purtroppo c'è sempre la politica che ci gira intorno. Io partirei da una battuta della sottosegretaria Valentina Vizzali, che all'uscita del Comitato Olimpico, al Presidente del CONI, disse: adesso le cose vanno bene. Ma cosa intendeva le cose vanno bene per lo sport? Che coraggio! Forse perché cos'è, la riforma Giorgetti o l'istituzione di sport e salute? Diciamo che non siamo proprio d'accordo su quello che ha detto Valentina Vezzali, le cose non è che vadano bene. Non vanno talmente bene che se almeno prendessimo come esempio la Francia, avremmo un diploma di Stato, il che non è poco. Invece di avere 7.000 certificati, eccetera, un diploma di Stato. E siccome le cose dovrebbero andare bene, come mai si è riportata la nuova legge dello sport addirittura nel 2023? Tanto, perché vanno talmente bene che non c'è la nuova legge. Ma c'è anche qualcosa d'altro da aggiungere a tutto questo discorso. Cioè, il presidente del CONI fino a ieri, che io ho visto settimana scorsa a Modena all'Accademia Militare, ha sempre dichiarato che non era importante il ministero. Adesso invece il ministero è importante, e quindi è chiaro che siccome il presidente del CONI finisce il suo mandato nel 2024, pensa al futuro, e il futuro non è solamente il Comitato Olimpico Internazionale, ma può essere, perché no? Visto che è un politico, perché non fare il presidente del futuro Ministero dello Sport? Insomma, giriamo o non giriamo, ci sembra che la lobby del Comitato Olimpico del CONI non cambi. Questo è il discorso. E quindi direi che possiamo collegarci con Amorosi, che dici? Ah, bene, c'è Amorosi. Bene, allora, parlando di politica, ecco voi. Reddito di sicurezza internazionale, come si dice, Antonio Morosi, presidente della commissione Jiu-Jitsu della FIGICA, anche la federazione ufficiale per quanto riguarda lotta, judo, karate e arti marziali. Jiu-Jitsu, giustamente. Buonasera, il Jiu-Jitsu è un'arte marziale. Buonasera, Morosi. Caro come presidente. Andiamo? Va bene, voi? Tutto bene. Siamo carichi per questo compito che stiamo portando avanti. Carichi di problemi? Ne abbiamo caricati mica male.
Allora, senza le grandi va bene, dai. È giusto, è giusto. Quando le cose, diciamo così, vanno appena appena bene, vi ho crearsi qualche piccolo problema. Così, di notte dormiamo meno. Non perdiamo l'abitudine. Esattamente. E lavoriamo di più. Amorosi, la vedo abbronzato, Presidente, la vedo bello abbronzato. No, non sono abbronzato, è la luce probabilmente che dà questo colore. Meno male, perché sarei un po' abbastanza bianchino io. Ah, è il nostro regista che fa miracoli con queste luci e queste riprese. Sì, probabilmente sì, perché insomma, voglio dire, la maglietta è bianca, io sono un po' meno bianco della maglietta, ma siamo lì, eh. Invece si vede una bellissima abbronzatura. Bene, bene, bene. Allora, siamo come vedi, di ritorno d'arrivo del nostro congresso, e dove chiaramente ribatteremo il discorso tutti tra domani, sabato e domenica, che bisogna che tutte le società si iscrivano in fisica, così non ci sono malintesi o dolori di sorta. Perché noi crediamo alla casa del Jiu-Jitsu tutti assieme e ci stiamo, diciamo così, logorando, giusto? Perché certo, la cosa avvenga, giusto, nel miglior modo possibile. Cosa ci racconti tu? Com'è l'aria di Roma? Intanto siamo in dirittura d'arrivo con lo stage di Riccione. Come tu sai perfettamente, il 22, il 23 e il 24 faremo lo stage, il primo stage, l'unico per quest'anno, a Riccione, dove faremo anche il corso per l'acquisizione delle qualifiche. I partecipanti sono veramente numerosi, mi fa piacere, perché nonostante il Covid la reazione delle persone è stata importante, che è quella di vogliono, sono tutti pronti a ricominciare, sono tutti desiderosi di ricominciare. Questo mi fa estremamente piacere, perché vuol dire che il movimento è vivo, il movimento è portato, vede degli sbocchi, vede un futuro e quindi risponde con passione, con veramente con grande volontà di ricominciare e quindi riparte alla grande. Questo vedete, sono molto contento. Chiaramente questo però ci comporta un po' di impegno, perché con tutte le accortezze che dobbiamo aver presenti per quanto riguarda la pandemia, ogni giorno ne esce una e ogni giorno dobbiamo un po' cambiare l'organizzazione. Però insomma, ormai il grosso è fatto. Prima addirittura dello stage abbiamo l'Europeo di Nevazza il 2 ottobre al Pala Pellicone a Roma, che è un evento molto importante che facciamo in collaborazione con la Federazione Araba. È una delle gare più importanti che vengono fatte nel corso dell'anno, è la prima in Europa. A questa seguiranno anche altri impegni un pochino meno gravosi, ma siamo addirittura d'arrivo anche lì, quindi l'attività posso dire che è ripresa oramai proprio veramente alla grande. Siamo pieni di impegni, gli impegni li portiamo avanti. Aspettiamo oramai a giorni che venga fatto il Consiglio Federale FILCAM, dove dovrebbero essere formalizzate tutte le commissioni nazionali e quindi anche la Commissione Nazionale Jiu-Jitsu. Aspettiamo questo imprimatur da parte della Federazione, dopodiché ripartiremo con tutto quello che abbiamo in programma e che è lì pronto, tutte le modifiche organizzative previste nell'ambito del mondo del Jiu-Jitsu FILCAM, che sono già pronte, elaborate, già organizzate e che metteremo in campo subito dopo la riunione del Consiglio Federale. Tanto lavoro della fisica, quindi Presidente, anche noi ci siamo lanciati appoggiati da lo so, benvenuti anzi. Grazie. Molto piacere. Mi fa piacere, so che avete formalizzato tutto, mi ha detto Del Bon. Adesso a breve verrò a trovarvi insieme al Presidente del Comitato Regionale Lombardia, viene molto a conoscervi, quindi insieme a Spartaco faremo un'improvvisata fra virgolette, nel senso che certo. Vi diremo.
brinderemo a questo evento. Sono d'accordo, un bel brindisi davanti a due spaghetti male non fa. No, aiutano. No, direi proprio di no, faremo una bella che non abbiamo bisogno. Presidente, ultima cosa, ci vuoi parlare dello stage di metà di ottobre? Quello a, cos'è? A Cesenatico, no? A Rimini, credo. Riccione. Sì, è quello che stavo dicendo prima, accennando, è in pratica lo stage della ripartenza. E quindi è stato studiato in forma light, perché? Per due motivi fondamentalmente. Il primo motivo è quello di non avere troppa gente in operazione in contemporanea in maniera da ridurre il rischio di contagio. Il secondo motivo è che spezzando la giornata in due mezze giornate diamo la possibilità ai tecnici di spendere il meno possibile rispetto agli stage del passato. Perché chi abita non troppo lontano da lì può addirittura andare a finire il giornale e quindi non dover pernottare e quindi non dover montare. Abbiamo cercato da una parte di far risparmiare i nostri tecnici e dall'altra di limitare il loro rischio. Non è ciononostante, lo stage comunque sarà importante dal punto di vista dell'aggiornamento tecnico, perché sarà preceduto da tre incontri online su piattaforma Zoom dove verranno trattate diverse tematiche che interessano i nostri tecnici e le nostre SD, che invece di fare come abbiamo fatto in passato di persona ci siamo orientati nell'utilizzo di queste piattaforme come quella di oggi con la quale stiamo parlando, perché questo ci consente di sviluppare lo stesso le tematiche interessanti e nello stesso momento farlo da casa con niente spesa e minori impegni e soprattutto senza contatto. Questo è la filigrana nella quale si muoverà questo specie. Naturalmente quando questo specie è stato organizzato le normative che regolavano le attività agonistiche o amatoriali sportive erano ancora più stringenti rispetto a quelle da adesso, erano previsti ancora più accorgimenti. Tutto non si poteva cambiare perché altrimenti dovevamo stare troppo sotto l'evento, quindi abbiamo lasciato nella sua struttura principale, lo arricchiremo dalla parte in presenza. In pratica cosa diremo? Diremo ai tecnici che interverranno la mattina e se vogliono rimanere anche il pomeriggio alcuni potranno rimanere. Una quota in più la possiamo accettare perché oggi le normative ce lo consentono. Bella, queste attenzioni fanno piacere perché vuol dire che la federazione è attenta non soltanto a divulgare la sua attività in modo tradizionale, ma sta attenta anche alle problematiche che tutti noi che abbiamo una palestra ben conosciamo e sono anche economiche, perché dopo un anno e mezzo di fermo chiedere agli istruttori o ai partecipanti di starsene due o tre giorni sulle spese diventa difficile. Invece Presidente, come sempre, è stato il nostro principale obiettivo, sai Luciano, quel principale obiettivo è stato proprio questo, quello di dire facciamo in maniera di farvi spostare il meno possibile per un minor tempo possibile, in maniera che le spese siano le minori possibili, perché ci rendiamo conto tutti, perché tutti abbiamo palestra, che stare due anni fermi senza incassi e senza niente vuol dire sostenere delle spese, ossia non avere gli introiti per sostenere le spese. Esatto. E poi la grande attenzione alla salute che non va lasciata in secondo piano a nulla, bravissimi, quindi tanto di cappello anche per questo. Bene, allora se non abbiamo altre domande da fare, salutiamo il nostro anfitrione Antonio Morosi, giusto? Super Presidente. Vi ringrazio per l'invito, ma scherziamo, a noi ci dispiace perché contavamo di vederti alla cena di gala di sabato sera. Ma è solamente rimandata, ti terremo in un piatto a parte, sì, solo per te, giusto? Va bene. È vero che la minestra riscaldata non sì, è sempre buona, però lo puoi mandare via ti devo raccomandare, va bene. Allora,
Un grande abbraccio. Ciao, e buona serata. Ciao, Presidente. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ma abbiamo un altro ospite? Eh sì, eccoci di nuovo in studio e abbiamo fatto un cambio. Stavo Smaragai, si è seduto, è arrivato Frank Baudella, nostro delegato della Svizzera, Svizzera tedesca, però parla un po' di italiano, giusto? Sì. Vai Frank, sì. Dici. Benvenuti tutti al congresso, io sono Francisco Guarella della Svizzera e sono anche il presidente. Grazie per tutto. Grazie a te di essere qua. Di a tutti che hai portato la cioccolata svizzera. Sì, la cioccolata anche per tutti. L'anti-Covid, hai portato l'anti-Covid per quanto riguarda tutti quanti, ci farà bene a tutti. Sì, giusto? Le cioccolate sempre sono buone. Ecco, anche perché noi con questo congresso perdiamo qualche chilo, quindi dobbiamo cercare di recuperarlo. Lo stress non scherza. Ma Francesco è gentile, anche l'ultima volta a Piacenza allo stage ci ha portato le cioccolate. Esattamente, esattamente. Ma soprattutto la cosa bella di Frank è che lui prende la sua macchina, prende, va e viene volentieri. E quindi la cosa ci fa piacere perché vuol dire che questo feeling continua. Speriamo che Lucien Hag lo recuperiamo, perché era su in montagna a Clusone, non so come, mamma mia. Si è perso per la Strasburgo, da Strasburgo al confine con la Germania, andare a Clusone, vabbè, passando da Brescia, vabbè, comunque, piccoli dettagli. È già qualcosa che hanno andato a Cipro, dato che la televisione è via Cipro, va bene. Allora, proseguiamo, stavamo parlando di politica, vero? Esatto. E mi avete interrotto quasi giustamente. Dai. Una volta c'era l'autonomia dello sport, no? Giusto? L'autonomia del CONI, eccetera. Adesso l'autonomia non c'è più, c'è solamente in modo formale, perché fino al 2023 comunque i soldi li tira fuori sport e salute. E il CONI va avanti per le cose sue. C'era il discorso dei diritti di informazione sportiva, che sono nati nel 60, era il discorso lo sport entra in politica, giusto? Oggi però sono 15, però non ci sono tanti partiti, 15 partiti, quindi vuol dire che si spartiscono una torta tra di loro, sì. No? Vabbè, e questa fa parte del gioco, né più né meno. Gioco un po' pesante quello dell'ente in promozione, però... Sì, decisamente sì, e non mi sembra che le cose siano in miglioria, perché la maggior parte degli iscritti negli enti di promozione sportiva sono in concorrenza con gli iscritti delle federazioni, sì. Quindi le federazioni incassano meno, giusto? Sì. E chiaramente crescono gli enti di promozione sportiva, quindi c'è qualcosa che non funziona, questo sì, è chiaro. Sì, poi si mette su quella bilancia un po' in bilico la serietà, la federazione ha questa caratteristica di serietà. E la federazione deve anche risolvere i problemi per quanto riguarda gli atleti, certo. La preparazione olimpica, cioè la federazione non è solamente una cosa sulla sua carta, non basta incassare, e sono più le uscite, gli investimenti che diciamo le entrate, quindi se non ci si mette di puzzo buono a dare una linea, sì. Non dico che gli enti devono essere soppressi, no, però devono essere. Le convenzioni vanno migliorate, ma non... Credo che bisogna dare ad ognuno il proprio incarico, la propria linea, e che questa venga seguita. Non pensiamo che adesso l'ente di promozione possa fare la federazione, ragazzi. Non è che cambia solo il nome. No, ma ci vorrebbe che facesse l'ente di promozione, cioè cosa promuovono, se stessi o promuovono le nostre discipline, perché c'è anche questo da valutare. Esatto. Però la promozione è una cosa seria, non è una cosa così che facciamo quando ci fa comodo. Se promuoviamo solamente il colore dell'ente e i vari personaggi che girano, non è quella la promozione. Sì, poi ma adesso magari se lo dico chiche, molti mi odieranno, ma la serietà della carica dell'allenatore, dell'istruttore, del maestro all'interno della federazione ha il peso che deve avere, certo. Agli anni di formazione,
Non dico che tutti gli enti non abbiano questo, ma esistono anche enti che sono un attimino un po' più sbandierabili. Esattamente. E tutta la fatica fatta da 45-46 anni a questa parte dalla World Jiu-Jitsu Federation viene un po' messa da parte. Diciamo che è un po' offuscato, c'è nebbia agli alti colli. C'è nebbia. Allora, vediamo se la regia è pronta e facciamo vedere un po' di loghi. Perché noi parliamo di Jiu-Jitsu, parliamo della federazione, il nostro logo che mi è stato regalato da Roland Marotò in qualche anno. Ah, ecco, no, niente. Come al solito Caronte mi toglie la voce, mi ha fatto un altro segno. Prima non eravamo pronti, adesso siamo pronti. Allora, abbiamo sulla via di Bruxelles, che è già in zona comunque, passato quasi il valico verso i paesi slavi, il professor Giovanni Gordiani, presidente dell'Euroetichezia, che lo riprendiamo lungo la strada. Bene, colleghiamoci con il professor Gordiani. Diceva, il nostro regista ci sta tirando le orecchie a tutti quanti, no. E diceva i loghi, vediamo i loghi, proviamo a vederli, vediamoli insieme. Il primo allora è inconfondibile, Samurai, e no, lì la rivista non si sgara, non si tocca. 45 anni dal marzo 1976. Quel drago e la tigre che si fondono è l'associazione scuole di Jiu-Jitsu a Bushido Palestre, poi abbiamo il meraviglioso logo che credo abbia messo insieme il nostro regista Scala. Certo. C'è la rosa comune, i cerchi, le bandierine dell'Europa, le stelle europee, e al centro quello che vediamo su questo tavolino, meravigliosa questa bandiera, è la bandiera storica della World Jiu-Jitsu. Esattamente, la prima bandiera 1978, il congresso fatto a Milano. Quindi è storica, è intoccabile. Ti tocca i fili? Sono riuscito anche a non farmela rubare in questi anni, il che non è poco. Perché mi ha rubato anche le scarpe negli spogliatoi, sono andato sull'aereo senza scarpe, piccolo dettaglio, va bene. Ma sai che poi mi hai fatto venire in mente una situazione, poi se riusciamo la racconto, Be Active, che è il simbolo di Ezia, è vicino quel cerchio con le 27 stelle, la scritta Euretics, Ezia è il simbolo della certificazione europea, quell'ente che certifica tutto il lavoro che facciamo in palestra, che facciamo durante i corsi istruttori, durante i corsi di formazione, alla doganaccia, in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Ecco. È iniziata la settimana europea dello sport? È già iniziata, siamo sulla strada, è già partito il bando delle presenze, il giorno 11-12 vi abbiamo già mandato il programma, andremo a Bruxelles forse converrà partire la domenica sera per essere la mattina presto e tornare il martedì, e così andremo al Palasport, al Palazzo dei Congressi di Bruxelles, dove ci sarà una riunione solamente per noi, con il professor Gordiani e i vari responsabili dei dipartimenti dello sport della Comunità Europea. Quindi già fissato 11-12 di ottobre. Ma questo bisogna ribadirlo bene, perché è incredibile. Ma lo facciamo dire direttamente dal professore appena riusciamo a collegarci, sempre se Caronte ce lo permette. Se di no, basta. Se Caronte vuole. Poi adesso ci suggerisce di parlare di tombolini. Ecco, perché qui noi la scaletta ci mettiamo qualche giorno fa, poi arriviamo in studio e chiaramente... Il bello della diretta, maestro! No, è il bello della diretta, ma soprattutto è perché non la dirigiamo noi. Cioè, va bene. Ci illudiamo di dirigerla. Il cartello che è di Tombolini ha un riferimento proprio al discorso tuo, Lia. Dimmi, caro. Sì. Oltre al giugizzo, sì, che è diciamo una parte della tua vita, l'amore, eccetera, eccetera, no? Tu sei un'appassionata custode, sì, di cani e gatti. Ah, ok, certo. Sì, allora, siccome non tutti sanno che ci sono degli animaletti importanti nel mondo, ho pensato di ricordare una cosa che pochi conoscono. Torniamo in Afghanistan.
Ma il discorso andrò all'Accademia Militare di Moda con il generale di divisione Rodolfo Sganga. C'era Carlo Tombolini che, oltre a essere avvocato, essere maestro di karate, è stato anche capitano della riserva dei paracadutisti, nonché oggi consigliere dell'AS di Folgore. Bello. Dove si praticano le arti marziali e tutte le attività dalla ginnastica, atletica, eccetera. Il reggimento dei paracadutisti, e in particolare Tombolini, quando erano in Afghanistan hanno conosciuto un piccolo cagnolino. Un cagnolino di, diciamo, un ibrido. Giusto? Eccolo, eccolo. Ecco. Ma che bello il cappottino mimetico. E se noi pensiamo che questo cagnolino, che era la mascotte della Folgore, si è ferito mentre giocava, eccetera, perché svegliava tutti. Lo vedete che sfila? Che sfila, imparata. Questo è il cagnolino dell'Afghanistan. E finito la permanenza in Afghanistan, Tombolini lo ha portato a casa e sta nel suo studio sotto la scrivania. Che bello! Ecco, e dice che ha preso dal rapporto con gli afghani la forza della velocità. Corre, dice, come veramente un fulmine, e che andava a svegliare tutti. E quindi era diventato il giochino di tutti i vari paracadutisti che si preparavano a mantenere quella pace che non c'è. Ecco. Un bel regalo avete fatto alla nostra Presidente, che ama, ecco, ha un gattile tutto suo, quindi quando viene a trovarmi che ha l'abito blu, va fuori che è tutto un abito pieno di peli. Guarda che l'ho messo sulla cronaca di Modena. Esattamente, Benny è la divisa da paracadutista. Quindi Benny non è solamente un cagnolino normale, è un cagnolino graduato. Lo vedete in divisa mimetica da combattimento? Ecco. Quindi pensate il reggimento che era in Afghanistan, circa 800, questo cagnolino com'era contento, lo portavano dappertutto praticamente. Quindi questo dice quanto grande è il cuore dei nostri paracadutisti. Esattamente. Quindi, allora uno pensa... E quanto è grande anche il cuore, che nessuno aveva il coraggio di lasciarlo lì. Immagino. Pensate che al momento della partenza gli addetti italiani in Afghanistan avevano chiesto 7.000 documenti, altrimenti non poteva partire e così via. Già si era creata una... crisi diplomatica quasi. Sì, sì. Insomma, praticamente c'era già una situazione, una possibilità B, cioè prendere il cagnolino, metterlo su aereo e darlo via. Invece poi all'ultimo momento qualcuno ha fatto una telefonata al capo ufficio dicendo: vuoi tornare in Italia, preferisce rimanere da solo in Afghanistan? E allora i documenti si sono firmati e il cagnolino è potuto partire insieme all'ultimo blocco del reggimento. Ecco. Bene, quindi grazie. Quando andate allo studio dell'avvocato Tombolini a Modena, quando suonate, subito Benny abbaia. Bene. Benny abbaia, pronto, è talmente aggressivo che quando aprite la porta alza le gambe e vuoi fare il corpo. Ecco. Quindi diciamo è un paracadutista dal cuore d'oro. Bene. E soprattutto il cuore d'oro è Carlo Tombolini, a cui veramente noi lo ringraziamo di tutto, e soprattutto perché oggi il cagnolino ha 12 anni, insomma è vispo. Ma sai che forse abbiamo collegamento con Gordiani? Abbiamo il collegamento con Gordiani. È caduto Gordiani. Il collegamento, speriamo non il presidente. Allora, Gordiani è caduto, la famosa caduta di Gordiani. Allora, mentre possiamo vedere i loghi del buon giugizzo? No. Perché sono... Non sì. E qua, guarda. No, va bene. Guarda che bella. Allora, parlando di loghi, vi avevo detto che mi era stato regalato questo logo dal maestro Roland Marotò. Quindi è stato regalato al sottoscritto. È diventato l'emblema della nostra federazione
dal 78 in poi. Difatti la bandiera è datata al 1978. Qualche buon'anima inglese, arrivato con l'ultima piena del Tamigi forse, ci ha fatto causa. Eccolo qua. Per loro. Eccolo, ecco. Bellissimo. Causa europea che ci ha portato in tribunale, al Tribunale Europeo, e in seconda istanza il Tribunale di Siviglia ci ha fatto vincere. Quindi il logo è tornato a casa adesso. È vero questa sentenza? Novembre del 2020, quindi nel panico del Covid, dove tutto si era bloccato, il congresso di Budapest era stato cancellato, cioè, la soddisfazione, almeno, sì, certo. Sì. Ecco, di avere... Di ma avere... so che poi hai ricevuto un sacco di scuse via sì, mail... Sì, via... scuse, ecco, diciamo che questo inglese, arrivato con la piena del Tamigi, avrebbe dovuto pagare le spese. Almeno. No? La causa l'ha fatta lui, tra l'altro, non noi, e invece è fuggito. Con la piena. Con la piena, giusto? Ecco. Quindi i personaggi sono sempre quelli, insomma. Mamma ecco. Sì, sì. Scusa, vabbè. Che dici, siamo ci colleghiamo con il professor Gordiani. Gordiani, si è rialzato dalla caduta. Eccolo qua. Ecco, Buonasera, professore. Buonasera. Allora, dove sei buonasera adesso? Buonasera a voi. Sei in movimento. Io adesso sono a Trieste e sto andando... In Slovenia. Caduta. La linea è un po' è disturbata. È in giro. Mi sentite? Sì. Ho detto sto andando al lago di Bled dove c'è l'apertura ufficiale della settimana europea dello sport con la presidenza slovena. Porterò i saluti di tutti e poi qualche messaggio lo riporto indietro per domenica al lago di Seo. Grazie. Il focus è sulla salute ovviamente, sugli stili di vita che noi cerchiamo tutti i giorni di adottare e domani ci saranno le riunioni per la pianificazione dell'anno che viene e noi ci siamo e tutti insieme assolutamente con World Jiu Jitsu Federation e Samurai Publication Promotion. Mi sentite? Sì, sentiamo. Benissimo. Quindi siamo ecco. Ansiosi di incontrarti poi domenica, così ci racconterai. Forse ce la fa venire sabato sera. Oh, bellissimo. Forse sì, ci provo. Bene. Siamo stati... È intensa questa settimana dello sport. Non dirlo a noi, stiamo facendo il salto del pasto e il tiro della cinghia, specialità olimpica. Il tiro della cinghia, bravi. Ma poi il presidente Gordiani è affezionato al lago di Seo, quindi farà di tutto per esserci sabato sera alle fontane. Il palalago e le terme romane sono casa mia. Ecco. Ma porta un saluto al nostro delegato della Svizzera tedesca, Frank Baudella, Tamás Masmaragai è là in ungherese. Di una frase in ungherese. No, in ungherese, Kosonov. E poi riconosco. E poi Schör, Bohr e Wies. Sta ridendo. Tamás si è messo le mani sugli occhi, non so cosa hai detto. È diventato anche un po' rosso. È una parolaccia. E per finire. Esattamente. Salute. Benissimo. Allora, fai buon viaggio, presidente. Un saluto a tutti, saluto Schicke, saluto tutti gli amici da tutta l'Europa che sono venuti e convenuti al Lago di Seo e sabato sera arrivo. Bene, vi aspettiamo. Per il dessert. Vi teniamo lì pronto. Rigorosamente con bollicine Franciacorta. Va bene.
Ciao. Grazie Presidente. Buon viaggio, buon viaggio. Ce l'abbiamo fatta. Oh, ragazzi, adesso è l'ora che vediamo questo benedetto logo. No, il tuo. Insomma, no, vogliamo vedere il logo del congresso, sì, prima. Cinque continenti, cinque cerchi. La bandiera italiana nei colori, le stelle europee, la famosa Rosa Camuna del luogo. Bravo, quindi dobbiamo dire a Daniele Scala, detto ha fatto penare Caronte anche per vederlo. Insomma, è dall'inizio che chiediamo. Ci tiene sulle spine. Allora, tiene con le briglie proprio. Un attimo di pubblicità. Non chiudiamo, no? Diciamo, perché la prima ora è partita. È volata. E prima di entrare nella seconda parte della trasmissione, la famosa frase di chiusura. Certo. È chiaro? Ecco, meravigliati del quotidiano, perché nella vita nulla è scontato. Quindi proprio così, meravigliamoci del quotidiano, sì, perché di scontato non c'è niente. Anzi, scontato non ci sconta più niente nessuno. Nessuno. Quindi, ci vediamo tra un paio di minuti. Ci vediamo tra qualche minuto. Per adesso buon samurai a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti.